Eccoci qui, ci troviamo con Riccardo Sirigaglia. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Eccoci qui al Festival Internazionale del Film di Roma. Oggi sei stato qui a Rai 2, Radio 2. La Serena Dandini che mi ospita spesso, sono molto contento, è una cara amica. Mi ha fatto un paio di canzoni dal vivo. Ecco, hai fatto ultimamente un grande tour. È un tour che continua e saremo il 3 dicembre proprio qui al Parco della Musica, all'Auditorium, 3 dicembre, mercoledì, e saremo poi di nuovo a Milano, alla Sala Maria della Musica il 25 novembre e poi ancora in giro per l'Italia, Ancona, Treviso, Bologna, Bari, insomma si continua, si prosegue. Grande tour e ricordiamo i tuoi contatti dove possono trovare tutti tutte le date e i luoghi del tour. Allora su Facebook Riccardo Sinigaglia ufficiale, poi c'è www.riccardosinigaglia.it e poi c'è il sito della Mescal dove potete trovare tutte le date dei concerti. Ecco, senti, raccontaci il tuo contatto con il pubblico, che poi tu prima di essere musicista e cantante eri tante cose. Tante, quali sono quelle che ti porti più appresso dentro? Dipendenze. No, ero uno studente, poi ho lavorato in una casa discografica, ho lavorato in una casa editrice come fattorino più che altro. E poi ho fatto l'autore per tanti, per Tiro Mancino, Fabi e tanti altri. Infatti si sente molto l'influenza con Tiro Mancino, Federico Zampaglione, Fabi. Perché siamo cresciuti insieme, abbiamo collaborato tanto e quindi ovviamente abbiamo avuto uno scambio che è diventato quasi una specie di marchio. Ecco, e progetti a fine tour? Progetti a fine tour, anzi durante il tour comincerò probabilmente a produrre il disco di un artista romano che fa rap, che si chiama Coez. E poi continuo con i The Producers a fare la musica dello spazio planetario e probabilmente cominceremo a fare anche Botanica, il secondo capitolo di questa collana che fa incontrare la scienza con la musica. E poi canzoni nuove, spero che vengano da qualcuno, da qualcosa, ma da me soprattutto, e mi devo mettere. Sicuramente verrà qualcosa di spettacolare. Perciò raccontaci un po' di più, dicevi un mix tra musica e scienza dei The Producers. The Producers è un gruppo particolare perché Vittorio Cosma, un musicista che ha lavorato con Finardi, Teresa Desio, PFM, Elio e le Storie Tese, ha riunito quattro produttori, tra cui il sottoscritto, ma anche Max Casacci di Subsonica e Gianni Maroccolo, per fare un gruppo aperto, un collettivo aperto che avesse come obiettivo quello di far incontrare la musica con la scienza. Abbiamo chiamato un astrofisico, il conservatore del Planetario di Milano, Fabio Peri, il quale in questo primo capitolo, che si intitola Planetario, spiega l'universo in maniera molto semplice, le distanze tra i pianeti, lo spazio, tutto ciò che a noi sfugge da un punto di vista numerico e pratico, e lo racconta in maniera molto semplice mentre noi facciamo le nostre musiche. Quindi uniamo la scienza alla musica, quindi la visione alla, come posso dire, alla numerazione, alla codificazione, all'aspetto scientifico della vita. Bellissima questa cosa. Allora, vuoi dire due parole a chi ti segue? Saluto tutti, vi invito se siete di Roma all'Auditorium il 3 dicembre e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao a tutti, grazie Riccardo. Grazie. Ciao. Ciao. Senti, adesso